adesso passiamo a un ospite. Io sono veramente felice e emozionata di avere qui un attore poliedrico, straordinario, un artista con una grande vocazione, sempre attento alla società che lo circonda. Ha interpretato ruoli passando, Gigi, da un sacerdote a un magistrato, sempre con grande impatto e grandissima senza tempo e senza età. Senza tempo e senza età. Io non vedo l'ora di incontrarlo. Massimo D'Apporto, vediamolo nell'interpretazione di Giovanni Falcone. Mi scusi, mi può dire perché ha chiesto di venire a Palermo? Stimavo Chinnici, il vostro lavoro. E poi, anch'io sono siciliano, non lo sapeva, No. Di Caltanissetta. Com'è che diciamo, ci sono due tipi di siciliani. Quelli che non se ne vogliono andare. E quelli che se ne vanno, ma non vedono l'ora di tornare. E adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e riprendere il lavoro di Chinnici. Io non ho mai smesso, dottor Caponnetto. Questi sono tre assegni circolari. Uno di 300, uno di 386 e il terzo di 400 milioni, che Nino Salvo e suo cugino Ignazio hanno versato al costruttore Andrea Notaro. Chi è? Ma lì per lì anche a me questo nome non diceva un granché. Ma poi mi è venuta in soccorso la memoria da elefante di Paolo. Borsellino? Lui, Ayala, di Lello, ci si può fidare di loro, eh? Massimo D'Apporto. Ciao, piacere. Grazie, grazie per essere con noi. Prego. Sono molto emozionata. No. Felice, veramente, perché è una stima immensa. Ah, grazie. Sì, insomma, si può dire, da collega che ha guardato sempre le tue interpretazioni. Io ho visto il tango. Ecco. Io sono molto legato al tango. Perché sei legato al tango? Perché ho fatto un film a Buenos Aires tanti anni fa e ho preso lezioni di tango. Quindi sai ballare il tango? No. Ormai come no? Non lo so più ballare, però c'è un passo che mi appassiona che è l'ocho para atrás. E qual è questo passo? Ma lo possiamo dire al nostro pubblico tra un attimo? No, pochi istanti, pochi istanti, torniamo, eh? Così glielo diciamo. Ma lo... Avevi promesso tu, eh? L'ocho para atrás. L'ocho. No, io ho capito cosa vuol dire ocio para atrás. Che vuol dire? Vuol dire ocio nel senso stai attento. Stai attento, ocio. Ocio para atrás, nel senso che passi attraverso, stai attento. Passo attraverso. Stai attento a non darmi dei calci. Signori, no. Sto abbracciando Massimo D'Apporto. Sì, io sto abbracciando. Mamma, lo so che mi stai invidiando. Dai. Ah, ecco. Ti ho dato un calcio? No, grazie. Grazie Massimo, maestro Campagnoli sempre pronto. Che bello, che belle note. Allora, Massimo, tu hai iniziato questo mestiere che eri proprio in fasce. Beh, io ho iniziato veramente a sei anni, perché facevo uno spettacolo con i bambini. Dove c'era anche la soubrette era Paola Quattrini. Capito? È mica uno a caso. Io facevo l'imitazione di Carlo D'Apporto, ero un D'Apportino. Chi era questo Carlo D'Apporto? Una persona Carlo che conosce. D'Apporto deve essere un parente. Parente, un omonimo. No, comunque ti devo dire sinceramente, mi manca. Anche se io la mattina quando mi guardo allo specchio dico ciao papà perché gli assomiglio tantissimo. Così? Sì, tantissimo. Sì. Ah, tu così fai la mattina? Sì, ciao papà. Ti manca? Quanto ti manca tuo papà? Come amico, parecchio. Avevate un gran rapporto? L'abbiamo avuto negli ultimi anni, ma penso che sia una cosa che riguarda molti uomini. Incominciare a scoprire il proprio padre... Ti sei emozionato. Eh? Ti sei emozionato. Non lo so, forse perché faccio l'attore mi emoziono facilmente. Senti, ma no, perché sennò poi dicono che sono io che faccio emozionare. Forse perché siamo troppo in connessione emotiva. Non lo so, può darsi. Senti, ma tuo papà era un tuo grandissimo fan, io sì, so. Ti supportava molto. Sì, sì. No, mio padre guardava come spettatore. Il sottoscritto. E ti stimava molto. Sì, prima di andarsene mi ha detto... Me ne vado tranquillo perché ho capito che c'hai un bel rapporto con la gente, con il pubblico. È dalla tua parte. Per cui mi ha detto vai tranquillo, vai sciolto. Vogliamo vedere un secondo tuo papà? Mi fa molto piacere. Vediamo se dalla regia ci possono far vedere qualche immagine.
Ce lo vogliamo godere. Panino. No, Pasquale. Pasquale, raccontato. Ed è quella. A Genova, sotto Ripa, ci sono gli uffici, no, di questi armatori, i scagni, no, cosiddetto, uscagno, no? E in questo scagno c'è il solito signor Parodi, genovese, Usciu Parodi, che dice all'uomo dello scagno, all'uomo d'ufficio, al, diciamo al galoppino, Pasquin, mi empiti in che tempo fa? Ho cambiato il nome. Pasquin, ho cambiato il nome, era Fortunin, no? Adesso mi chiamo Pasquin, alle prove ho detto Fortunin, adesso Pasquin, fa, niente che tempo fa, guardate che tempo fa. Allora questo ometto si affaccia alla finestra, ritorna, fa, Usciu Parodi, ho l'impressione che oggi ci avremo un po' di pioggia. Allora Usciu Parodi lo guarda, fa, ci avremo? Non siamo mica soci. Che coppia incredibile. Walter Chiari. Walter Chiari è stata una persona che io... A parte il fatto che era quello che faceva arrabbiare mio padre. Perché lo faceva arrabbiare? Perché io ridevo solo con Walter Chiari. Io ridevo con Walter Chiari e mio padre mi guardava e faceva, ma ti fa ridere? Ma ti fa ridere veramente? Era seccatissimo. Poi una volta Walter Chiari gli ha preso una barzelletta a mio padre, l'ha raccontata, mio padre si è arrabbiato. Walter Chiari gli ha mandato un bellissimo orologio a casa che conservo ancora. Ah, lo conservi tu? Sì, sì. Devo dire una battuta che mi sono inventato stamattina venendo qua. Perché... Sì. Allora, col caldo che c'è, che fa un caldo pazzesco. Mostruoso. Allora, io quando rispondo al telefono dico, grondo, ti parla. Adoro, adoro, adesso lo faremo anche noi. Grondo, chi parla? È divertente. Carlo, quando è il momento in cui, tu te lo ricordi, in cui hai deciso di fare questo mestiere? Proprio che hai sentito quel fuoco. Ma vedi che mi hai chiamato Carlo. Ehi, no, ma è bellissimo. Siete uguali, è vero. No, è vero, è ma pazzesco. Puoi chiamarmi Carlo tranquillamente. Massimo. Beh, poi farsi chiamare come il padre non è che sia una cosa... Che sminuisce. No, assolutamente. Grande padre, poi. È stata la mia fortuna. Massimo, quando hai sentito che avevi quel fuoco? Da piccolo. Piccolo. Beh, adesso ho capito quando è incominciato sto fuoco, benedetto, che ancora brucia. Che ancora brucia, eh. È cominciato all'età, penso, di 4 anni. Ah, proprio così piccolo? Sì, perché, ma non facevo niente di particolare, ma ripensandoci... Perché d'estate facevo una montagnola di sabbia e mi ci mettevo sopra, tipo palcoscenico? Perché riunivo tanti amichetti intorno a sta montagnola e improvvisavo. E quello vuol dire che incominciavi ad avere delle esigenze, a affrontare un piccolo pubblico che un poi piccolo. Sarebbe diventato sempre più numeroso. L'ho sperato e si è avverato. E poi il tuo primo lavoro importante? Il mio primo lavoro importante è stato con la Rai. Ho fatto vedi, mamma Rai. Quando facevo l'Accademia, la Silvio D'Amico, non si poteva lavorare. Mi avevano chiamato per fare un teppista, motocicletta, della serie L'ultima cifra, con la regia di Armentano. Sì. E ho fatto questa cosa, mi sono preparato, perché dovevo andare in motocicletta, mi sono preparato ripetizioni su una Kawasaki, sulle moto più grosse. E quelli seri fanno così. E poi mi hanno dato un vestito 50. Si prova, si riprova. Sì, ma mi hanno dato un vestito 50. Ma niente, avevi... Era difficilissimo da guidare, ero capacissimo a guidare le grosse cilindrate, ma il vestito 50... Senti, e poi vabbè, tanti successi, tanti lavori, ma il grande amore. 50 anni fa tu hai incontrato... A mia moglie. Mi hai guardato come dire cosa? No, ma no, perché stavo pensando... Dopo tanti successi, siccome, dicevo, televisivi, teatrali, del siccome cinema... Siccome sono passati 52 anni... 52, scusa, ho messo 2 anni. 50 anni fa che ho incontrato. 52 anni fa? Prima di incontrare mia moglie che ho incontrato, pensate. Non ci interessa. Sì, mi sono sposato con Stefania, abbiamo un figlio di, ormai grande, ha 51 anni. E Davide, che fa regista? Che fa regista, anzi se potete conservarmi la candelina che avete dato. Perché il suo compleanno? La torta se l'è portata via. L'hai portata a Fioretta Mari. Subito. Oggi è il compleanno di Davide? No, è il compleanno mio l'8 agosto. L'8 agosto, sei un leoncino. Leone. Oh, questi sono i giorni dei leoni. Anche mio papà è leone. Ah. Che bel segno, leone. Eh sì, è bel segno. Bello, bello. Poi è sempre molto positivo,
sempre in continuo movimento, poi dotato di grande ironia. Sì. Ah, quello sì, quella mi manca. Ossia, non è che sono vanitoso, ma sono ironico. Ecco. E questo lo riconosco, è come quello che c'ha una bella voce e canta. Ma io l'ironia è importante. È moltissima, ma ti aiuta a affrontare tutta la vita. Anche i 52 anni con tua moglie, l'ironia che... Sì, è tutto basato sull'ironia. Senti, Davide, che abbiamo detto che è regista, tuo figlio, sì, ti ha anche diretto. Com'è stato? Come è stato tra me e mio padre. Praticamente ognuno si fa il suo spazio. Io non invadi il suo? Mai, non ne ho mai detto stai sbagliando. Sì, glielo posso anche dire se vedo che è un errore macroscopico. Sì. Però, insomma, lui ha le sue idee ed è giusto che sia così. Però, scusami, un regista a volte può anche dare, no, delle indicazioni, può anche non essere d'accordo con un attore e dare le sue direttive. È successo così? Sì. E tu, da bravo attore, sì, una volta hai ascoltato. Mi ha rifatto fare tutta una cosa, una volta. Ti sei arrabbiato? Te la sei un po' presa? No, ma non... dopo giorni me l'ha fatta fare. Dopo giorni? Perché... Ci ha ripensato? Ha detto, rifacciamo. Ho detto, vabbè, facciamola. Ma, un po' ti ha dato fastidio? No. Anche alla fine ho detto, avevi ragione. Sì, sì. È bello ammettere anche a dire c'hai ragione, no? Sì. Ti fai un amico, praticamente. Senti, tu appunto abbiamo parlato di Falcone, abbiamo parlato di un altro ruolo importante che è stato un prete tra noi. Sì. Abbiamo anche un pezzetto di questo grande successo. Rivediamocelo. Finisce, l'hanno chiusa. Gigi, hai esortito dicendo abbiamo passato una notte in discoteca insieme. Sì, dopo un lavoro siamo andati in discoteca. Sì, certo, eravamo noi. Parliamo anche, di tanti. C'era anche Fabrizio Frizzi. Tanti anni fa. Beh, vi siete divertiti quella sera. Ma Gigi Marzullo ha ballato? No. Marzullo? No, lui fa solo domande. Infatti, il capitolo è Lacrime e Sorrisi. Massimo, l'uomo di successo a ciò che vuole. Già ride. L'uomo di successo a ciò che vuole. L'uomo felice è quello che vuole ciò che ha. Ma come te vengono? No. Tu sei più felice o sei più l'uomo di successo? Io sono felice. L'uomo di successo l'ho messo da parte. Ogni tanto me lo ricordano gli altri, ma io è pesante il fatto. Ma non ci si imbatte nella felicità, la si costruisce. No. La felicità la si costruisce. Ma fino a un certo punto la felicità fa parte come la fortuna, ci si imbatte nella felicità. Prima parlavate di ironia, ridere insieme significa già capirsi? Beh sì, beh, c'è una lunghezza d'onda, poi alla fine se lei ti dice perché, hai capito, e lei non ha capito ma ha riso soltanto per farti piacere, allora falsi e te ne vai. Ma si può ridere di tutto, ma non si può ridere con tutti. No, non si può ridere con tutti, con me senz'altro. E si può ridere di tutto? Sì. Di tutto si può ridere? Beh, se sei un sadico, sì. Si può piangere per una donna? Sì. Parla per esperienza, Massimo. Beh, ho pianto già da... Quando avevo 16 anni già ho fatto i primi pianti. Ed è vero che le lacrime d'amore non sono mai lacrime ridicole? Le lacrime d'amore, a volte dipende chi è che piange. Ma la felicità, e ritorniamo alla felicità, è un po' egoista o no? La felicità è egoista. Sì? Senz'altro. E l'ironia, a proposito di ironia, è il privilegio delle anime ferite? È il privilegio? Delle anime ferite. L'ironia? Sì. Guarda, se fossi in te scriverei anche altre domande. Senti, io posso dire... Ma tu devi sapere, Massimo, che una domanda non è mai indiscreta. Una risposta talvolta io devo può fare esserlo. Una missione che dopo aver conosciuto... Io già ero pazza di lui, ma no, dopo ma Massimo... averlo conosciuto, averci chiacchierato poco... Devo dire che sei proprio un fico, si può dire in TV? Ma devo sì, dire, e cioè, però sei pazzesco. Un fico sì. No, veramente... Nonostante vuoi fare l'ultima domanda? Ma sono i saluti finali? Vuoi fare l'ultima domanda, Gigi? Ah, sì. È finita quando è Oddio, finita. Oddio, lo sapevo, no! Oggi è così, Gigi. È finita quando è finita. Ho un po' di tempo. Una pubblicità. Puoi non rispondere, puoi anche non rispondere. No, è quando è finita, è finita. Quando è finita, è finita. Sì, se c'hai carattere, è finita. Ma poi ricomincia. Ma chi ha detto? Te? No, chiedo. Tu ricominci senz'altro, io no.
Massimo, ti piace Napoli? Moltissimo. Guarda come l'ha detto, proprio con un'intensità come solo tu sai fare. Moltissimo, perché poi, guarda, i napoletani sono dei grossi concorrenti, nel senso che sono attori. Sono dei grossi attori, tutti, basta sentirli parlare. Io ho una grande stima sia per il dialetto che per il napoletano. Ma ti va di restare con noi? Sì, sì, sì. Parliamo di Napoli. Viene Andrea Sannino, che è uno dei maggiori esponenti della musica napoletana giovane di questo momento. E poi abbiamo in collegamento Maurizio De Giovanni. E parliamo di Napoli, che Napoli musicalmente, Massimo, ma come è sempre hai fatto, in movimento. Visto che, come dice lei, sei un bell'uomo in 52 anni di matrimonio, ad eliminare tutte le tentazioni che saranno arrivate. Come si fa? Come si fa? Facendosi i fatti propri, soprattutto soprattutto a te lo dice. Resta con noi, perché Napoli, dicevo, è sempre stata musicalmente in movimento, ha sempre tracciato la strada guardando contemporaneamente avanti e indietro di sé, e per la sua posizione appunto poi del Golfo è appunto il porto per eccellenza, che ha accolto saraceni, arabi, marocchini, spagnoli, francesi. Questo ha favorito una fusione tra stili di storie e di codici musicali incredibili. Ma partiamo con queste immagini. Massimo da Porto resta con noi. Aspetto Andrea Sannino e Maurizio De Giovanni in collegamento. Porte casuno con uno stemma arreta, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà ti fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napulitan. Tuo fa l'american, tuo fa l'american, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll. Whisky and soda, rock and roll, tu fa l'americano. Andrea Sannino con noi. Salve, buongiorno a tutti. Io l'ho fatto l'americano. Infatti ve lo diciamo, in collegamento con noi è uno scrittore che ci ruba il cuore proprio con le sue storie, Maurizio De Giovanni. Ciao, ciao a tutti, Maurizio, buongiorno. Ti abbiamo rubato ad Andrea. Ciao Maurizio, sei un grande. C'è anche Massimo da Porto che è rimasto con noi, Maurizio, a parlare di Napoli. Abbiamo la stessa camicia, Maurizio. No, effetti, non mi permetterei mai, è un effetto video. Maurizio, ti abbiamo rubato la scrittura, perché so che tu hai proprio degli orari precisi per scrivere, ti chiudi come in un bunker e ti immergi nel tuo mondo, quindi grazie per aver accettato di parlare di Napoli. E iniziamo sempre a parlare. Un piacere. Grazie. Sai, stare con voi è sempre un piacere. Grazie. Andrea, abbiamo visto Carosone e tu, volevo partire da questo, perché tu hai interpretato Carosone in un musical. Sì, in un musical dell'anno scorso che ha debuttato al Teatro Augusteo, scritto da Federico Vacalebre, che è anche il suo biografo ufficiale, che salutiamo. E è stata un'esperienza fantastica, perché sono stati presi delle cose anche inedite. Ad esempio, nel musical canto una canzone che è stata in un cassetto per 40 anni, che si chiama A Signora. Io ho ricevuto durante le prove questo provino del maestro Carosone, che ha faticato gli ultimi anni della sua vita. Aveva scritto questa canzone, pensa, dedicandola a Sharon Stone. Pensa. E c'è questo tormentone che lui fa a cavallo e scavallo, a cavallo e scavallo, con riferimento al movimento. Famoso movimento. Quindi è stata una grande, grande esperienza, è stato un onore indossare quella giacca, perché era proprio in costumi d'epoca così. Iconica. Tutto il quartetto carosoniano. Con questa voce incredibile. Abbiamo avuto l'onore Andrea. Di avere il figlio ospite una volta. Insomma, è stato molto, molto bello, perché poi da lì parte tutto. Io anche oggi, quando scrivo una canzone, penso prima se non l'ha scritta lui. Ecco, capisci? Ma che ha parlato di tutto, davvero, e in tempi non sospetti. Che bella questa cosa. Maurizio, Carosone,
Ma Carosone è stato il principe della contaminazione, no? Ed è la dimostrazione plastica di quello che dicevi tu, Serena. Cioè, Napoli è un luogo accogliente. E dal punto di vista musicale questo si traduce nell'assunzione di tutti i suoni che vengono da fuori, con curiosità, ma con l'esigenza perenne di passarle al setaccio della nostra tradizione. Quindi, eppure Carosone, Maurizio, Carosone ha dovuto molto faticare per arrivare al successo. Non è stato un percorso semplice il suo. No, no, Carosone è stato, innanzitutto era un musicista di straordinario valore. Questa è una cosa che va detta, lo è Andrea, lo è Gigi D'Alessio, per esempio, no? Sono tutti musicisti, innanzitutto, che hanno studiato molto e che hanno studiato con molta umiltà e con attenzione. Sì. Arrivano al successo sempre attraverso la preparazione. E queste contaminazioni, io penso per esempio al lavoro che fa Enzo Avitabile con la musica nordafricana e medio orientale, questa contaminazione è sempre sperimentale. Lo stesso Pino Daniele lo ha fatto col blues, no? Lo ha fatto James Enese. Noi viviamo di contaminazioni musicali e il prodotto è sempre assolutamente unico, non è mai un'imitazione, è sempre una rivisitazione e qualcosa di nuovo. Sì. Massimo, volevi dire qualcosa? No, volevo una conferma, nel senso che ho saputo anni fa che Carosone, quando è andato in Francia, non ha avuto successo perché era già passato tempo prima Marino Marini, per cui sembrava quasi una ripetizione, una riproposta. Sì. Volevo sapere se era arrivata questa notizia a Maurizio. A me tanti anni fa me lo disse. Maurizio, tu eri a conoscenza di questa cosa? Sì, è vero. Ed è vero anche, è sempre stato così, ma è vero anche viceversa. Molti grandi artisti hanno avuto successo all'estero prima ancora che nella città. Erano un po' irriguardosi nei confronti della tradizione. Il caso di Gilda Mignonetta, grande Gilda Mignonetta, è evidente. No, io sogno sempre di scrivere qualcosa su Gilda Mignonetta per te, Serena, che saresti un'interprete fantastica di questo, ruolo, di questa donna tormentata e assolutamente straordinaria che diventò prima la regina degli emigranti all'estero e poi fu riconosciuta dopo in Italia e Napoli. Che meraviglia, grazie Maurizio, io aspetto felice. E vediamoci intanto Roberto Murolo con questo Reginella, perché Murolo è stato anche molto importante, ma dopo lo spieghiamo. Ti sei fatta una veste scullata, nu capillo quei nastri e quei rosi, stiva mezza tre o quattro scendose e parlava francese e così. Fu l'auteriera che t'ha incontrata, fu l'auteriera a tu l'ete, gnorsi. T'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma che io mai voto tu, distrattamente pensa. Che meraviglia. Lui, quando arriva con questa chitarra, diciamo, asciuga e svuota tutti i virtuosismi, no, della canzone napoletana. E anzi, Dalla ha detto una cosa bellissima, che in Murolo c'era tutta la bellezza del mondo. È vero, Maurizio? Ma c'è anche il meraviglioso testo di Libero Bovio. Questa è una canzone del 18, probabilmente derivante da un incontro dal fatto che Bovio fu testimone di un arresto di una giovanissima prostituta e di fronte ai maltrattamenti della polizia intervenne per fermare e fu fermato anche lui. Il nome di questa ragazza era Regina e lui la ricordò in futuro, nella retrospettiva, ricordandola in questa meravigliosa canzone. Ogni canzone napoletana ha sempre una radice in qualche evento, in qualcosa, è sempre qualcosa di scritto per dire qualcosa a qualcun altro. Maurizio, ma tutto questo che stiamo raccontando, quanto è dovuto a Napoli? Se non ci fosse stata
questa città, Napoli. Napoli lo sai, è tutta una storia. Napoli è sovrapposta e stretta. Io credo che anche Massimo, che è stato a Napoli, ha recitato a Napoli, ha frequentato Napoli, lo possa riferire con assoluta precisione. Andrea sarà d'accordo con me. Napoli è una città stretta e quindi la gente ha contatto costante. Questo genera storie continuamente perché genera comunicazione. Noi dobbiamo soltanto allungare la mano e raccogliere le storie. Eh sì, è proprio così. A proposito di Napoli, io vorrei sentirti cantare adesso, c'ho proprio un'urgenza, perché questo ragazzo, quando canta, c'ha proprio t'accarezza l'anima, non c'ha bisogno di dimostrare niente, non ha bisogno di dimostrare di saper cantare, perché ha una voce meravigliosa, ma ti racconta la storia, la sua vita, t'accarezza, e io ho bisogno di questa carezza adesso. Dopo Murolo, Andrea. Io quello che dico ma sempre... Andrea, lasciami dire, Serena, che Andrea, insieme al maestro Campagnoli, costituiscono... un duo di assoluto valore. Andrea è una delle voci più belle della Napoli. Veramente. Grazie, e il maestro Campagnoli... Sono di essere testimone di questo incontro. Che canta. Grazie. Il maestro Campagnoli, veramente, ogni volta che Cantiamo. Tu metti le mani sulla canzone napoletana, la rispetti e la nobility. Noi perché ti dobbiamo ringraziare. Perché e si canta ora? Si canta Napoli, perché parliamo di Pino Daniele poi. No, come no? Allora, non ha provato... Non ha provato, è arrivato da poco, ho fatto io un po' di suono per te, ma non è la stessa cosa. Mi fido ciecamente. Napalella Napalella mille paure. Napoli è voce e creatura che sale piano piano e tu sai che non si sole. Oh, Napoli è una sola mano, Napoli è adore mano. Napoli è una carta sporca e nessuno sarà morto e ognuno aspetta short. Napoli è una gamma. Devi che mi è zallato. Napoli è tutto uno suono e sape tutto il mondo, ma non sa la verità. Napoli è Napoli è mille colori. Napoli è mille paure, Napoli è una sola mare, Napoli è adore mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sarà morto, Napoli è mille colore. Vabbè, che voce, Maurizio, aiutami tu, parliamo di Pino Daniele. Pino Daniele è arrivato e che cosa ha fatto? Ha stravolto, ha cambiato proprio il linguaggio della musica napoletana. I tuoi occhi luccicano. Il cambiamento Pino Daniele. Pino Daniele, la genialità di Pino Daniele che emerge poi evidentissima da questa interpretazione magica, direi, di Andrea e del maestro Campagnoli, che come al solito ritamano qualcosa di nuovo,
praticamente coglie i suoni cambiati della città. Come tutti i geni, interpreta e rielabora e riporta il cambiamento. Tino Daniele direi che costituisce uno spartiacque perché crea dei classici. Questa canzone, come avete sentito, si può cantare in tantissime maniere. Questa è assolutamente straordinaria ed è cantata sussurrata con un filo di voce ed è un grande tributo a quello che è il nuovo suono della città. Io, sai Serena, quando canto, quando mi approccio a Pino Daniele, c'è sempre da parte nostra, credo di tutti i cantanti napoletani, ma in generale di tutti i cantanti, quel senso di responsabilità, di rispetto. È un po' come vedere giocare a Napoli qualcuno che indossa la 10, noi l'abbiamo rifiutata questa idea, no? Infatti è stata ritirata questa maglia. E le canzoni di Pino sono qualcosa talmente legate a lui che anche io posso sentirle solo cantate da lui, ma mi sono fatto forza negli anni col fatto, poi sono diventato molto amico con Alessandro, che saluto, Alessandro Daniele, e lui mi ha spiegato che invece le canzoni vanno cantate, vanno tramandate, vanno assolutamente, vanno perché poi sono di tutti, date a tutti, e quindi questo mi ha molto tranquillizzato, perché Pino, altrimenti Pino sarebbe... Porto sa cantare, Massimo, tu sai cantare, sì. Sapevo cantare. Infatti, ho visto. Lo so. Lo so. Poi le cose cambiano, purtroppo. Senti, io vorrei vedere adesso Lucio Dalla, perché anche lui è ovviamente stato innamorato ed è entrato nel tessuto della musica napoletana con Caruso. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, è una catena ormai e scioglie il sangue e rende bene. Maurizio, Lucio Dalla. Ma sai, è un tributo bellissimo da parte che dimostra una cosa, un assunto che noi diciamo sempre, che sembra retorico. Napoli è un sentimento. Quindi può essere benissimo napoletano uno che a Napoli non c'è nato e che magari l'ha frequentata soltanto lateralmente. Lucio Dalla era napoletano e lo ammetteva. Lo diceva sempre. Figlio di Napoli, quindi mi piace tributo, dire quello. È un grande tributo a quella parte napoletana che c'era dentro Lucio Dalla e che c'è in tanti grandi artisti. Siamo un po' tutti figli di Napoli, allora noi non possiamo concludere questo spazio, noi abbiamo bisogno di parlare ancora della canzone napoletana, lo faremo Maurizio e chiederemo il tuo aiuto, ti prego di darcelo prossimamente, grande ma non piacere. Possiamo non finire con una canzone giovane, ma che in realtà adesso fa parte già del tessuto culturale della canzone napoletana e che abbraccia me. Io quello volevo ascoltare. Maestro Campagnoli. Io quello volevo ascoltare. Ti faccio compagnia. Con grande onore, con grande onore. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scornosa, ste cose tu sai, non so buona le fa. Che non tengo coraggio in da vita non suona, o posso le perdere. E perciò si stai calle capite, cosa non mi sei tu. Ma sono innamorata di te. So pazze te, so pazze te. Stare renne te faccio vicino, ma vaso prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché voglio se ne vuoi. E tutto il tempo che è passato, il tempo bene. Sì, ma non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che ho
Kam štav manu stivka. Quando cosa sa pensa una volta prima pute di ti voglio bene. Voglio vedere lo studio, guardate tutti qua. Ci fa quasi paura a pensare che ti può innamorare a così rinda un attimo. Com'è bella cantare una canzone per te mentre in mano si cercano e si sbaglia parole. Non succede niente, ti guarda e torna a inventare. Ma sono innamorato di su pazze di su pazze di stare a e ti faccio vicino, ma va su prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi se ne fot. Se tutto il tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglia ricordare, e tutte volte vado a gestionare quando parlava la felicità. Grazie Andrea, maestro, grazie, Campagnoli, maestro, grazie. Grazie Maurizio De Giovanni, grazie Massimo D'Apporto, grazie Gigi Margiulo. Domani ci vediamo. Sì, voglio salutare pronto, la moglie, il bimbo, i bimbi e i bimbi. I bimbi di Andrea.